Salve a tutti, io sono Roby Rox e benvenuti nel mio canale. In questo nuovo video voglio portarvi MIDI Baby 3 di Disaster Area Design. MIDI Baby 3, come dice il nome, è un controller MIDI, in questo caso molto compatto e piccolino, che ci può servire per controllare appunto i nostri sistemi digitali. Prima di andare a vederlo nel dettaglio, ti chiedo di iscriverti al mio canale, lasciare un like e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre informato sugli ultimi video che vado a caricare. Sigla e poi cominciamo subito. Bene, allora, il MIDI Baby 3 come si presenta? Si presenta come dimensioni, è un normalissimo stomp box per chitarra, quindi un normalissimo pedalino. È realizzato in metallo, in questo caso satinato nero, e presenta 3 foot switch e 3 LED. Ogni foot switch può inviare non solo un messaggio MIDI, ma può inviare molti più messaggi MIDI contemporaneamente, e poi ci sono anche altre funzioni che le vedremo fra un attimo. I LED in questo caso possono essere impostati a piacere in base al colore, e quindi possono essere blu, giallo, verde, rosso, ovviamente ognuno indipendentemente dall'altro, e anche come devono comportarsi, ossia se devono essere sempre accesi, se devono illuminarsi solamente alla pressione e via dicendo. Per quanto riguarda le connessioni, qui di fronte si vedono subito questi due ingressi a jack, questo rosso e quello nero, che non sono altro delle prese jack TRS, i quali possono essere utilizzati per molteplici cose, quali per esempio inviare messaggi MIDI, collegarci un ulteriore controller foot switch, oppure collegarci anche un pedale di espressione esterno. Quindi tutte queste cose possono e devono essere impostate da noi utilizzando il suo edito dedicato. Abbiamo poi una presa micro USB che ci serve per collegarci al computer. Può essere utilizzata sia per l'aggiornamento del firmware, quindi per gli update, sia per l'editing, quindi per andare a impostare tutte le varie cose del nostro MIDI Baby 3, ma può essere utilizzato anche proprio per inviare e ricevere segnali MIDI. Quindi se per esempio vogliamo utilizzare il MIDI Baby 3, per esempio con uno dei tantissimi plugin che ci sono per computer. Abbiamo naturalmente una presa MIDI, che questa può essere utilizzata nel caso volessimo controllare una pedaliera digitale, quale per esempio Helix, Edrush o via dicendo, via MIDI. Quindi abbiamo la presa con i classici 5 pin e poi una presa per l'alimentazione esterna. Ecco, bisogna dire che quando lo colleghiamo via USB al computer, l'alimentazione se la prende direttamente via USB, quindi non abbiamo nemmeno bisogno di alimentarlo. Detto questo, cosa possiamo fare con un controller MIDI? Sostanzialmente possiamo fare tutto quello che vogliamo, anzi possiamo fare tutto quello che ci viene concesso di fare dalla macchina, perché naturalmente un controller MIDI di per sé non fa nulla, invia dei messaggi, poi sarà l'apparecchio ricevente che interpreterà i messaggi che gli arrivano ed eseguirà l'operazione. Quindi se possiamo per esempio avanzare o retrocedere dei preset, se possiamo cambiare scene, attivare o disattivare blocchi, quello dipende fondamentalmente e sostanzialmente dalla macchina in uso. Questo pedalino qua, questo MIDI Baby 3, si occupa semplicemente di inviare il messaggio MIDI adeguato per quell'operazione. Quindi come va utilizzato? Innanzitutto bisogna prendersi in mano il manuale della pedaliera che vogliamo controllare. Controllare se c'è il parametro che ci interessa, quale può essere per esempio il tap tempo, l'attivazione o la disattivazione del looper, del tuner, il cambio scene e via dicendo. Controllare quale tipo di messaggio è associato a quel controllo ed il valore, ed impostare il MIDI BB3 in modo che invii quel preciso messaggio.
prima di fare qualche esempio, comunque ci spostiamo sul computer perché vi faccio vedere l'editor, che è molto interessante, perché sostanzialmente cosa faremo? Collegherò il MIDI Baby 3 via USB al mio Mac e l'editor è completamente online. Basta collegarci alla pagina di Disaster Area e recarmi sulla pagina dell'editor. Tutto quanto viene gestito dall'editor online. Piccola precisazione, attenzione perché alcuni browser, quali per esempio Safari di Macintosh, non sono compatibili. Io vi consiglio di utilizzare Google Chrome. Andiamo a vedere. Bene, allora ho collegato il mio MIDI Baby 3 tramite cavo USB al computer. Mi sono recato sul sito disastereareadesigns.com, che è il sito ufficiale di Disaster Area Designs, e vado sulla pagina MIDI Baby Editor. Bene, mi si apre questa pagina qua, quindi non faccio altro che attivare MIDI in e MIDI out per poter abilitare la comunicazione col MIDI Baby 3 e clicco su Read Device. L'editor controllerà le impostazioni che ci sono già sul mio MIDI Baby 3 e me le porterà a schermo. Come possiamo notare, in questo caso ho tutta una serie di opzioni. Partendo dall'alto possiamo scegliere come deve comportarsi e a cosa deve servire il multi jack left, ovvero l'uscita e ingresso jack di colore nero che avete visto prima. Quindi possiamo scegliere se deve inviare messaggi MIDI sul MIDI tip, quindi sulla punta del jack, MIDI ring, quindi sull'anello, su tip più ring, MIDI IO, ovvero input e output, in questo caso può inviare e ricevere messaggi MIDI, external foot switch, ovvero se vogliamo collegarci un pedale esterno aggiuntivo, ed expression pedal, ovvero se vogliamo collegarci un pedale di espressione esterno. La stessa cosa per il multi jack right, ovvero quello rosso. Abbiamo poi la possibilità di attivare il MIDI True per l'uscita DIN, ovvero l'uscita quella con i classici 5 poli, l'uscita USB e il multi jack. Abbiamo poi il MIDI Clock, l'USB Function, se lo vogliamo di tipo MIDI, ovvero che invia dei segnali MIDI, o di tipo host, in questo caso viene controllato dal software, per esempio dalla nostra DAW. Abbiamo poi la possibilità di selezionare in che canale deve ricevere i segnali MIDI, quindi questo è solamente un MIDI input channel, ma a noi tendenzialmente ci interessa di più l'output channel, che lo vediamo fra un attimo. Abbiamo poi, vabbè, possiamo selezionare la luminosità dei LED e in questo caso, come possiamo vedere, per ogni LED, quindi left, center e right, possiamo andare ad impostare come si deve comportare. In questo caso io ho selezionato blink during use only, quindi illuminati solamente quando viene usato. Questo naturalmente per ogni LED. Abbiamo poi l'editing vero e proprio, ovvero possiamo andare ad impostare tutte le cose, tutti i controlli, tutti i messaggi per ogni singolo foot switch. Abbiamo left foot switch, center foot switch e right foot switch. Adesso vi mostrerò quello che posso andare a modificare, aggiungere e cambiare, per esempio nel left foot switch, ma naturalmente questo è identico anche per tutti gli altri. Come possiamo vedere, con un singolo foot switch possiamo fare cose meravigliose. Per esempio, se clicco su Edit This Action, come possiamo vedere, ho impostato che il left foot switch mi invia un messaggio immediatamente alla pressione. Immediate action on press. Questo significa che ogni volta che premerò il pulsante di sinistra mi invierà un messaggio. Quale messaggio? Mi invierà in questo caso un messaggio CC toggle, ok? Quindi un control change sul canale 1 con il controller 1, quindi un CC 1 con un singolo valore di 127, ossia un control change sul canale 1 di valore 127. Ma sempre con un unico foot switch e con la singola pressione posso aggiungere messaggi.
posso aggiungerne veramente tanti e per esempio posso impostare che mi invii altri tipi di messaggi. Per esempio abbiamo CC Toggle, CC Return, Program Change. Ne abbiamo veramente un'infinità, molte per noi chitarristi sono praticamente, non dico inutili, ma superflue. Che ci interessa è più il Program Change, il CC Toggle, e abbiamo anche la possibilità comunque di inviare il Set Tempo. Tutto questo con un'unica pressione. Se io per esempio mi imposto CC Toggle, CC Toggle, CC Toggle, CC Toggle e mi do vari valori tipo counter 12, questo gli do il 21 e questo gli do il 30, adesso sparo dei valori a caso, quando andrò a premere il foot switch di sinistra mi invierà tutti questi messaggi qua. In che maniera? Posso decidere io. Come possiamo vedere, abbiamo l'opzione che mi dà la possibilità di indicare al MIDI BB3 in che maniera voglio che questi messaggi siano inviati. Possiamo decidere di inviare tutti i messaggi nell'esatto istante in cui viene premuto il foot switch. Infatti abbiamo all message at once, abbiamo message in batch o message one by one, ovvero possiamo inviare tutti i messaggi in un unico momento, possiamo mandare dei messaggi in ordine uno dopo l'altro, e l'ordine lo abbiamo qui, questo qui è il counter, quindi abbiamo l'ordine con cui vengono inviati i messaggi, oppure one by one, ovvero andando a premere, premiamo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, e ogni volta che premiamo lui manda un messaggio. Quindi come possiamo vedere, con un unico foot switch, con un'unica azione di pressione, possiamo fare veramente tante cose. Ma non è finita qui, perché possiamo andare a modificare il comportamento vero e proprio del foot switch. In questo caso in alto, come possiamo vedere, abbiamo selezionato immediate action on press, quindi fa un'azione immediata alla pressione, ma posso anche scegliere di inviare un messaggio alla pressione e inviarne un altro al release del pulsante. Questo significa che quando andrò a premere il pulsante mi invierà una serie di messaggi, quando rilascerò la pressione del pulsante mi invierà altri messaggi, e li possiamo, nella stessa maniera che vi ho mostrato un attimo fa, andarli a definire qui. Per esempio, se vogliamo rendere le cose un po' più semplici, aggiungo un nuovo messaggio, CC Toggle con controller 2. Bene, come possiamo vedere, quando andrò a premere il pulsante di sinistra, il LED si illuminerà di verde e mi invierà un control change 1. Quando rilascerò sempre lo stesso foot switch, il LED si illuminerà di bianco e mi invierà un control change di valore 2. Un'altra modalità ancora, l'ultima che ci viene fornita, è la terza, che ci permette di inviare un messaggio alla pressione del foot switch. Un altro messaggio viene inviato con il hold, ovvero mantenendo premuto il pulsante per una certa durata, e un altro messaggio ancora viene inviato con il long hold, che è la stessa cosa ma la durata è ampiamente maggiore, e ve lo faccio vedere. Possiamo vedere per esempio che il LED si illumina di verde e mi manda un messaggio di CC Toggle alla pressione, e questo non ci piove. Abbiamo poi on hold, ovvero mantenendo il pulsante premuto per quanto? Per 500 millisecondi, ma lo posso comunque andare a definire io, ok? Per esempio posso benissimo decidere di metterlo intorno ai 1000 millisecondi, quindi un secondo. Posso decidere che il pulsante si illuminerà, che ne so, di arancione, e mi invierà il CC Toggle controller 2. Mentre con l'azione long hold, in questo caso di 5000 millisecondi, che anche in questo caso posso andare a modificare, scelgo un colore che in questo caso posso definire viola, e un CC Toggle col controller 3. Bene, come possiamo vedere, alla pressione il LED sarà verde e mi invierà un CC controller 1. Mantenendolo premuto dopo 1000 millisecondi, quindi dopo un secondo, il LED diventerà arancione e mi invierà un CC toggle numero 2.
Dopo 5 secondi, 5000 millisecondi, il LED diventerà viola e mi invierà un CC toggle controller 3. Questo con un unico foot switch. E di foot switch ne abbiamo ben 3, quindi sostanzialmente abbiamo 9 azioni disponibili, senza contare il fatto che, come vi ho mostrato un attimo fa, possiamo andare ad aggiungere molti più messaggi ad una singola azione. Una volta che abbiamo fatto le nostre modifiche, non ci basterà altro che fare Write Device. In questo caso tutte le modifiche che abbiamo fatto saranno sovrascritte sul MIDI Baby 3. Una volta che l'aggiornamento, chiamiamo così, il salvataggio sarà completato, il nostro MIDI Baby 3 smetterà di lampeggiare, il processo sarà completato, la scritta sparisce, possiamo benissimo chiudere il browser e scollegare il nostro pedalino ed è pronto per essere utilizzato. Ora, per fare un esempio, ho fatto in modo che tutti e tre i foot switch del MIDI Baby 3 invino un messaggio di control change. Infatti, come possiamo vedere, il left foot switch invia un control change 1, quello centrale 2 e quello di destra un control change 3. Ora voglio utilizzare il mio doppio pedale foot switch, quello che utilizzo per ampero, quindi questo qua è un normalissimo dual switch di ampero che esce con un comunissimo cavo TRS. Lo voglio collegare all'ingresso jack di sinistra della MIDI Baby 3, ossia questo qui, in modo da espandere quindi il numero di foot switch disponibili. Quindi sempre dall'editor, sulla voce multi jack left black, quello nero, attivo external foot switch. Come possiamo vedere, ora in fondo all'editor sono comparsi left external foot switch black tip, left external foot switch black ring. Questo perché prenderà il segnale dal tip, quindi dalla punta del jack, e dal ring, ovvero dall'anello. In questo caso valgono le regole, le stesse identiche, che valgono per i foot switch integrati, ovvero quelli che vi ho mostrato un attimo fa. Quindi vado ad editare il messaggio, in questo caso di solamente press, ci aggiungo un CC toggle con un controller di tipo, possiamo definirlo anche il numero 10, non ha importanza per fare questo esempio, send single value, quindi invio un singolo valore e gli do un valore di 127. Per questo, in questo caso non mi importa veramente il valore perché è solo un esempio. Quale valore utilizzare? Ripeto, se state utilizzando un sistema digitale, prendetevi in mano il manuale del vostro sistema e troverete tutte le risposte là, e varia moltissimo da produttore a produttore. Quindi faccio la stessa cosa anche per il ring, aggiungo un messaggio di control change toggle, controllo, in questo caso gli do 11, sempre send single, e gli do sempre 127, che è il valore massimo utilizzabile dal MIDI. Anche in questo caso clicco su write device e attendo. Nel frattempo, finché attendo che si aggiorni il MIDI Baby 3, diciamo che io voglio collegare il mio pedale di espressione, quindi in questo caso utilizzo questa qui della Fractal, che anche questo esce con un cavo TRS, lo voglio collegare invece sull'altro jack, quello rosso, quindi quello di destra del MIDI Baby 3. Quindi anche in questo caso torno sull'editor, che nel frattempo ha anche già finito di salvare le modifiche al pedale, vado su multi jack right, quindi quello rosso, e seleziono expression pedal. Come prima, anche in questo caso vado in fondo all'editor ed infatti mi è comparsa la voce Write Expression Pedal Red. Vado ad editare la voce inserendo messaggio. In questo caso il messaggio può essere solo di tipo Control Change, canale 1. Controller, posso per esempio dargli un numero 15. Turn Up, Turn Down, ovvero il valore massimo e il valore minimo impostati per il pedale di espressione. Anche in questo caso vado e clicco su Write Device. Bene, allora il mio MIDI Baby 3 è configurato, è già collegato via USB al mio computer. A destra, sull'ingresso rosso, chiamiamolo così, ho collegato il mio pedale di espressione, mentre a sinistra, sull'ingresso nero, ho collegato un ulteriore foot switch, anzi un dual foot switch. Quindi adesso
ci dirigiamo su, per questa prova, su un qualsiasi plugin, quale per esempio può essere BIAS FX2, e controlliamo se effettivamente funziona. Bene, eccoci qua. Allora, intanto, perché utilizzo BIAS per fare questa prova? Semplicemente perché BIAS mi permette di andare a vedere subito in maniera molto veloce se effettivamente funziona tutto quanto, e anche per vedere se effettivamente i valori e i numeri dei control change sono quelli che effettivamente ho impostato nella mia pedaliera. Quindi, come possiamo vedere, questo è il mio semplice rig composto da un noise gate, un wah, un boost, un overdrive, abbiamo il blocco amp, il blocco cab e alla fine un riverbero. Quindi supponiamo che io voglia, con il foot switch di sinistra, quindi questo qui, andare ad attivare e disattivare per esempio il boost. Beh, niente di più semplice, cliccherò con il destro assignment, toggle, learn, quindi per fargli capire quale sarà il foot switch dedicato, premo. Ed infatti, come possiamo vedere, BIAS FX2 mi sta dicendo che ha ricevuto il messaggio control change numero 1. Gli do done e, come possiamo vedere, quando andrò a premere il pulsante, il boost si attiverà e si disattiverà. Se per esempio voglio attivare o disattivare il riverbero, per esempio con il foot switch di destra, stessa cosa, clicco su riverbero, assignment, toggle, learn. Clicco il pulsante di destra ed ecco che mi dice che in effetti ha ricevuto il messaggio control change numero 3. Gli do done e, come possiamo vedere, accendo e spengo il riverbero premendo il pulsante di destra. Ma la stessa cosa succede anche per la nostra pulsantiera aggiuntiva, quindi per i nostri due foot switch aggiuntivi. Se per esempio voglio attivare o disattivare il drive, la stessa cosa, clicco su assignment, toggle, learn, clicco su uno dei due, quindi in questo caso magari sul primo. Bene, mi sta dicendo infatti che sta ricevendo il segnale dal control change numero 10, esattamente come avevo impostato il mio Midi Baby 3. Infatti, premendo il pulsante del foot switch esterno, il blocco drive si accende e si spegne. Mentre per quanto riguarda il pedale di espressione, nel caso volesse andare a impostare il pedale wah controllato dal mio pedale di espressione, alla stessa maniera clicco con il destro assignment su wah, clicco learn e muovo il pedale di espressione. Mi dice che ha ricevuto segnale dal control change numero 15. Questo è il parametro wah, quindi quello che va a regolare il pedale vero e proprio, la posizione del pedale di espressione, mentre il toggle serve per attivare o disattivare il wah. Se per esempio voglio impostare il toggle sul secondo foot switch esterno, anche in questo caso faccio learn, clicco sul secondo foot switch esterno ed ecco che ho impostato anche l'attivazione del wah. Quindi col foot switch esterno B attivo e disattivo il wah, mentre muovendo il pedale di espressione vado a muovere, quindi a regolare l'effetto wah. Bene ragazzi, questo era un video molto semplice ed effettivamente il metodo di utilizzo di configurazione non è nulla di nuovo e nulla di così esoterico rispetto a qualsiasi altra pedaliera MIDI. Di pedaliere MIDI nel mercato ce ne sono moltissime, dalle più economiche alle più costose. Per quale motivo c'è questa diversità di costo, di prezzo, sebbene un controller MIDI sia sempre un controller MIDI? Perché dipende dai messaggi che può inviare un controller. In questo caso il Midi Baby 3, per quanto possa essere un controller abbastanza piccolo, abbastanza contenuto, perché come vi ho detto un attimo fa, ha le dimensioni, adesso lo stacco, ve lo mostro, ha le dimensioni di un pedalino da chitarra, ma ha molte funzioni. I foot switch sono configurabili in estrema versatilità e per ogni tipo di utilizzo, avendo anche due uscite e ingressi jack
possono essere utilizzati sia per inviare segnali MIDI tramite jack, quindi per esempio per chi lo vuole utilizzare mi viene in mente lo Strymon Iridium, oppure in questo caso nel quale io per esempio ho utilizzato collegarmi un pedale di espressione e un pedale esterno aggiuntivo. Se per esempio ci mettessimo altri due footswitch esterni, capite anche voi che le possibilità diventano veramente tante, perché invece di soli 3 footswitch ne abbiamo fino a 7 footswitch che sono completamente configurabili tutti quanti nella stessa maniera, oppure andare a controllare e a gestire 2 pedali di espressioni esterni. Quindi è una pedaliera molto piccola, molto contenuta, molto semplice, ma andandola a scoprire più nel dettaglio e soprattutto più la si utilizza, più se ne comprendono le grandi potenzialità, secondo me è una cosa molto valida e può tornare utile a tutti quelli che magari hanno un sistema digitale compatto, quale può essere per esempio Fractal FM3 oppure Line 6 eCheck Stomp, che con l'utilizzo di un sistema MIDI esterno effettivamente la differenza si fa sentire, o magari anche per controllare sistemi a plugin come in questo caso, il che diventa tutto ancora più semplice. Spero che questo video vi sia stato utile, sia stato di vostro interesse. Se avete dubbi o domande non dovete far altro che scrivere sui commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!